sono quasi le 2:15, ormai è Ferragosto, siamo ancora in diretta con la Notte Bianca a Bova Marina. Tornano a farci visita il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Gruppi, e il presidente buongiorno della consulta possiamo giovanile, Leo Plutino. Buongiorno, buongiorno e buon Ferragosto. È la parola giusta. La sindaco, vieni più in qua perché la tua altezza non ti fa entrare all'interno della telecamera. Quindi ecco, invertiti con Leo Plutino. Così va invece bene. Entrate tutti quanti. E allora? Aspettiamo le tovaglie per il picnic di Ferragosto. Ormai praticamente sì, ci buttiamo direttamente a mare perché ormai ci arriviamo. Come? O in montagna. O in montagna. Io preferisco il mare di Bova Marina mille volte. No, dettagli, scherzi a parte, è giusto trarre un bilancio finale. Noi vi possiamo raccontare cosa abbiamo sentito dalla gente, voi potete dirci come vi sembra Bova Marina dopo questa splendida serata. Cominciate voi però, il sindaco e poi... Allora, intanto ci senti, almeno io personalmente mi sento stanco. E beh, quello però... è ovvio, dai. Senza fare nulla. Senza fare nulla. No, grande soddisfazione, ma per tutta l'organizzazione che è stata veramente impeccabile, quindi una serata veramente che rimarrà, diciamo, nel cuore, nella testa. Sicuramente dei una comese, delle, di tutti delle più belle coloro, sì, almeno da quando sono sindaco, sicuramente la più bella, la più partecipata. E poi vorrei sapere, ecco, i pareri che avete ascoltato, che abbiamo... voi, che sono quelli poi più. E li possiamo importanti, allora, ecco. Li riassumo cerco di riassumerli in 30 secondi. Salutiamo Alberto. Buonasera. Li riassumo, e diciamo li che riassumo pure in 30 secondi. L'unica cosa buona che ha fatto Alberto, una che ha sposato Valeria, non so come l'ha voluto, e l'altra che lui ha ideato. È vero. Insieme all'assessore Foti, la Notte Bianca. Quindi... poi hai fatto danni, Alberto. Allora, buon Ferragosto. Ovviamente scherziamo qua in diretta, il sindaco, come ci diceva prima, è molto, molto alla mano, e quindi ci piace scherzare, anche perché lo studio mobile, la diretta è anche questo, un po' scherzare e prendere in simpatia questa serata. Serata come? Il signor Mafrici, secondo me questa sera è andato in fallimento, non ha venduto neanche un panino. Facciamo una colletta. E allora, sindaco, torniamo a noi in 30 secondi. La descrizione di quello che è stato detto della Notte Bianca è che non era mai stata così bella, ordinata, il paese. E si presenta molto meglio, molto più pulito, molto più ordinato. Si sta avvicinando il vice sindaco. Più bello. È contento e quindi vuol dire che ha fatto affari. Ecco. No, col negozio. Vabbè, a quest'ora tutto è consentito, Totò. Siamo sempre in diretta, lo ricordiamo tranquillamente. Comunque, ora cedo il microfono al vice sindaco. Senza voce. E senza voce il vice sindaco. A chi ha organizzato la festa, complimenti all'amministrazione, giustamente a tutti noi. È stata una serata bellissima, riuscita, e abbiamo avuto persone che sono venute da Scilla a Bova Marina per la notte. Apposta per la notte. Per la notte bianca. Detto questo, detto tutto. Io sono entrato in negozio pure ed erano entusiasti di questa notte bianca. Abbiamo fatto pure il miracolo del vice sindaco al microfono. Sì, davvero, mi sembra ancora strano. Mai, mi sembra ancora strano. I complimenti al sindaco. Grazie. Lo faccio personalmente. È già da vice sindaco a sindaco, è già una conquista. Comunque, questo è il parere di Bova Marina, un paese migliorato, più bello, più sereno. So che si può fare e si deve fare ancora tanto. E Leo, con la consulta giovanile, altrettanto un lavoro incredibile, ti chiedo se sei soddisfatto dalla faccia, dico di sì sicuramente, di questa notte bianca. Il nostro atteggiamento, poi quello che abbiamo visto in giro, non ha bisogno di commenti, credo, quindi... ogni parola è superflua, voglio dire, vanno solo i ringraziamenti a tutti, alle forze dell'ordine, alle associazioni che ci hanno dato una mano e ai commercianti che hanno contribuito per questa serata, sicuramente. Queste le parole che in questo momento sono più appropriate. Esattamente, no, poi volevo dire che c'è la moglie di Leo Plutino, che non lo mollo un attimo di pista perché è molto gelosa.
Non ti tradisci, non ti tradisci. No, no, non c'è. È fine serata, ormai siamo brilli di felicità, diciamo così. Allora, io ho anche bevuto un paio Mario. Di bicchieri di vino. Mario si nasconde. Vincenzo, dobbiamo ringraziare Radio Studio 95. Ma, ecco, mi stavo aspettando al passo. Sicuramente. Il Presidente del Consiglio è venuto prima ai microfoni. Non vedo il direttore, Bruno, dov'è? Il direttore non so, era Marino, l'abbiamo detto già prima. Bruno, eccolo, Bruno, puoi venire, dai. Bruno, ti invitano nella tua radio gli ospiti, fai tu, puoi fare un salto. Noi siamo qui e te le dobbiamo dire che è stato disponibilissimo. Sì. Bruno, al microfono pure tu. No, non è il minimo perché date un grande contributo per la promozione non solo di Bova Marina ma di tutto il territorio dell'area agricanica. Avere una radio, una televisione nella nostra zona è una cosa molto importante e le amministrazioni locali, le istituzioni hanno il dovere, direi, di veramente supportare l'attività che fa Telebova Marina, e lo possiamo anche dire che insomma gratis et amore dei, come ecco. Si suol dire, forse ogni tanto qualche piccola sponsorizzazione, però veramente date un grande contributo per la crescita di questo territorio inteso come area agricanica, non solo Bova Marina. Quindi veramente Bruno, grazie a te e a tutti i collaboratori di Telebova Marina. Possiamo dire pure a Ciccio Stelitano, non so se ci sente, che in via Marina sì, è più o meno nei paraggi tra l'altro, quindi dovrebbe sentirlo in viva voce, le casse sono in direzione. Grazie a Telebova Marina e grazie a Silvio, Filippo, a Dario, Pasquale che era in giro, tutti i ragazzi di cui anche alcuni non conosco i nomi, però ovviamente un grazie espanso a tutti. Certo, grazie particolare lo facciamo sempre a Pasquale per la sua disponibilità. Dove Pasquale? Pasquale è andato in questo momento è rientrato e noi abbiamo fatto un encomio davanti. Buonasera. A tutta la folla. Pasquale, il 99% delle immagini di Telebova Marina sono girate magicamente da lui. E a quindi, breve, complimenti. Telebova Marina avrà una serie a Bova Marina. Ecco. Presso la sede dell'ex mercato comunale. Ecco. Riconosciamo il appunto tutto quello che è un giusto riconoscimento per quello che fate. Buonasera. Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me, being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes, life is like a movie set, and I seem to be given no role. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 18 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. And life is not always a comfortable ride, everybody's got scars that they hurt, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 22 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard, no, just be as you are. Oh,
fall to that ground. But you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are.